venuto al quartiere periferico Paolo VI di Taranto per raccontarvi la storia della scuola media del quartiere. Si chiama Giuseppe Ungaretti e oggi è ridotta in queste condizioni. È un'aula di scienze dove venivamo con i ragazzi a fare esperimenti. Lei dice è un laboratorio di scienze. Sì, perché nel mio cuore è il laboratorio di scienze dove io facevo esperimenti con i ragazzi. Fino a 5 anni fa la scuola era così. A causa dell'assenza di manutenzione da parte dell'amministrazione comunale si sono verificate delle infiltrazioni di acqua all'interno del solaio che hanno intaccato la struttura rendendola inagibile. Nel 2014, con un'ordinanza comunale, la scuola è stata chiusa provvisoriamente e gli studenti trasferiti a 1 chilometro di distanza, nell'istituto Giovanni Falcone. Ma invece di intervenire subito sul vecchio istituto, il comune lo ha abbandonato a se stesso, lasciandolo preda dei vandali. E se poi si trascura, è logico che i lavori diventino importanti e tanti e ci siano problemi di soldi. Si poteva prendere cura di questa scuola, vuole dire? Come ci si prende cura delle nostre case? Noi non aspettiamo che la casa crolli. E chi doveva prendersi cura di questo? Beh, il comune, è logico. Mi piaceva vedere il verde, c'è proprio un ambiente rilassante. Questa era la mia classe. C'è il segno della lavagna, la cattedra era qui, è lì pieno di ragazzi. E ora che la vede così vuota? Così... Mamma mia, io non penso alla classe, io spero che tutti i ragazzi che siano stati qui abbiano raggiunto qualche obiettivo, quello è quello che... Non mi viene altro da pensare, se non ai ragazzi, cioè la nostra forza sono proprio loro. La scuola è stata abbandonata dalle istituzioni nonostante in 30 anni di attività presso questo istituto, l'allora vicepreside, il professor Stefano Leogrande, oggi scomparso, avesse dimostrato con i fatti che la scuola poteva divenire il punto di riferimento per questo quartiere svantaggiato. Il professore addirittura qua ha fatto dei campi estivi. Leogrande, con dei volontari che hanno tinteggiato le pareti, ho aggiustato i banchi. Cioè la scuola era aperta d'estate quando normalmente la scuola è chiusa. Sì. Ma addirittura per evitare atti vandalici il professore alcune volte dormiva qua. Ha dormito anche qua perché ci sono stati alcuni anni in cui gli atti vandalici si sono ripetuti a catena. What's your mom's name? Her name's Clara. What's your dad's name? Queste professoresse hanno fatto tesoro dell'insegnamento del professor Leogrande e lo hanno applicato nella scuola Giovanni Falcone, dove si sono trasferite insieme agli studenti dopo la definitiva chiusura dell'Ungaretti. Si continuano a fare laboratori di scienze, di informatica e tante altre attività, ma anche qui serve la vicinanza delle istituzioni. La difficoltà maggiore è quella della sicurezza nelle scuole. Andrebbero fatti degli interventi di tipo ordinario e straordinario. Lei segnala quindi? Io segnalo, vengono. È tutto agli atti, ma segnalo anche con vari solleciti. Sicuramente minimo... Per ogni segnalazione ci vogliono 2 mesi. Perché? Non possiamo correre il rischio, no, di perdere un'altra scuola. Se dovesse succedere un altro caso come l'Ungaretti... Non accadrà. Cioè noi non lo permetteremo. La scuola non si tocca. Dal sud ora torniamo al nord e arriviamo in Lombardia, a Melzo, stesso numero di abitanti del quartiere Paolo VI di Taranto. E anche questa scuola è intitolata a Giuseppe Ungaretti. Qui i bambini studiano il sistema solare con la realtà virtuale. Ad esempio, muovendo questo cubo che viene inquadrato da un tablet, si può interagire con l'immagine del sole e dei pianeti proiettata sulla parete. Oppure apprendono la biologia e le scienze programmando dei piccoli robot. Noi abbiamo deciso di introdurre l'utilizzo della didattica digitale. In questo momento ci sono diverse postazioni dove loro stanno appunto sperimentando delle app. A Melzo i ragazzi studiano la storia dell'arte ricomponendo in digitale i dipinti del passato e imparano la letteratura mettendola in scena e creando dei cortometraggi. Thank you.
C'eravamo già stati in questa scuola circa 2 anni fa, prima ancora che arrivassero gli studenti. Avevamo raccontato l'innovativo metodo di gestione degli appalti pubblici attraverso il quale era stata progettata dal Politecnico di Milano e costruita dal Comune. Un metodo scelto dall'ente per garantire qualità e trasparenza nei lavori. Oggi l'Istituto Comprensivo Giuseppe Ungaretti di Melzo, grazie alla sensibilità dell'amministrazione comunale, che ha seguito il progetto fin dall'inizio e alla motivazione e competenza del corpo docente, è una delle scuole più innovative al mondo. È l'unico istituto comprensivo in Italia scelto da Apple come Distinguished School. Si guarda ai bisogni reali della generazione di oggi. Perché è importante imparare la tecnica per programmare fin da... voglio dire, la scuola della prima infanzia. Programmare significa aiutare a sviluppare un pensiero computazionale, quindi una risoluzione dei problemi. La scuola primaria studiano geografia e lingua inglese e poi invece le scuole secondarie di primo grado studiano scienze, geografia e lingua inglese. Li prepariamo anche poi alle certificazioni Cambridge già dalla terza elementare. La mia idea era proprio quella di poter dare una scuola di qualità, quindi innovativa, anche alla scuola pubblica. Ma c'è una selezione per entrare? Assolutamente no. Tutti i bambini residenti nel nostro comune si iscrivono, come avviene in tutta Italia. Tutto questo costa. Lei come ha fatto? Cioè, ci sono scuole, voglio dire, che in Italia che non hanno i soldi per la carta igienica. In questa scuola sicuramente la differenza l'ha fatta l'amministrazione comunale di Melzo, perché sia per quanto riguarda l'offerta formativa che i beni di investimento sono a carico dell'amministrazione comunale.